Le riprese laterali perché sono molto importanti quelle porte, soprattutto tracciate in questo modo, così angolate, con queste linee particolari. Razzoli, 30 centesimi. 30 centesimi per lui da difendere da Brolenius, ne deve recuperare 97 da Grange. L'importante però è fare punti importanti per lui. Sì, sì, l'importante è fare una manche pulita buona e arrivare giù e portarsi avanti come classifica mondiale per partire meglio nelle prossime gare. Bene qua. Con questo piccolo margine che si è tenuto ha sciato sicuramente molto bene, non ha voluto rischiare, 97 centesimi, ha rischiato in alto e ha recuperato in maniera splendida, una capacità di recupero in questo momento, questo ragazzo che è eccezionale. D'altronde lui fa i migliori tempi in allenamento con Mölg e Rocca, non se ne fa mistero, quest'estate è stato lui il più veloce, il più bravo, e quindi dai forza, speriamo in questo piano qui, aveva un grande vantaggio, Brolenius è stato veloce e lui però mantiene, centesimi, bravissimo. Adesso deve portarsi avanti, poi soffriamo un attimo con queste riprese laterali che arriveranno fra poco, per cui si capisce pochissimo della sua sciata, per adesso bene comunque, qui non lo sappiamo, e qua dai ci siamo, va al comando, dai. Guardiamo il cronometro, 1.54.08 il tempo da battere, 1.53.66 al comando Giuliano Razzoli, 42 centesimi. Bravissimo, e questa è una grande gara di Giuliano, applauso da parte mia sincerissimo. Applauso, e ricordiamo, ci aveva fatto la scommessa con i compagni di squadra, se entrava nei 15 pagava per tre volte al bar, quindi gli toccherà pagare, sarà ben contento. Beh, ma bisognava prima o poi spezzare il ghiaccio, il risultato è arrivato, indipendentemente da quello che faranno quelli che...